Un benvenuto agli amici di Radio Doppio Zero. Questa sera parliamo di una cosa molto, molto particolare. A noi di Radio Doppio Zero piace cercare queste situazioni nuove che possano essere conosciute dal grande pubblico. È il caso di Anna De Gennaro, che salutiamo. Ciao Anna, benvenuta. Ciao, buonasera. Allora, siccome io non voglio sbagliare più di tanto, cercherò di leggere. Dunque, Anna è una insegnante IGAM, sì, se non vado errato, ed è una che lavora con i bambini, neonati e bambini, da 0 a 6 anni principalmente. Sì. Tu organizzi dei corsi di musica, se non vado errato, secondo la Music Learning Theory. Allora, adesso, siccome io ho dato un'occhiata alle note che tu mi hai mandato, io invece mi vorrei che tu spiegassi con calma che cosa si tratta, qual è il tuo lavoro, ti presenti, perché è meglio che lo fai tu piuttosto che lo faccia io, onde evitare qualsiasi problema. Allora, intanto io nasco come cantante, okay. Poi nel tempo mi sono abilitata all'insegnamento del canto moderno per gli adulti e poi ho scoperto un mondo bellissimo, cioè quello della musica per i neonati e per i bambini piccolissimi, dai 0 ai 0 mesi, insomma, agli 6 anni. Questa sera sono nelle vesti di insegnante IGAM, hai detto benissimo. L'associazione IGAM è un'associazione italiana che si occupa dell'apprendimento musicale dei bambini, secondo appunto la Music Learning Theory di Gordon, e in maniera particolare si interessa allo sviluppo della musicalità del bambino, perché dice Gordon, il professor Gordon, che ogni bimbo nasce con una propria attitudine musicale, però questa attitudine musicale deve essere stimolata, deve essere rafforzata, soprattutto nei primi mesi di vita, perché scientificamente è stato proprio visto che il periodo di ascolto e di assorbimento maggiore è proprio dai 0 ai 18 mesi o comunque nella fascia 0-36 mesi, quindi è l'impronta della musica proprio in quel periodo. Si deve verificare, perché poi questa attitudine musicale, man mano che si cresce, lei decresce. Per cui dobbiamo stimolare fortemente i bambini proprio in questa fascia d'età. Quindi io mi sono proprio innamorata di questo. Per cui in pratica mondo. Tu conduci dei veri e propri corsi musicali per bambini da 0 sì. a 36 mesi. I corsi prendono il nome di note in pam pam, perché il pam pam è ormai diventato proprio un linguaggio, uno stile di vita. Con i bambini si comunica in pam pam. In realtà questi pam pam sono delle scale modali, quindi okay. Nei pam pam si racchiude tutta la teoria musicale, quindi inizia un vero e proprio linguaggio musicale con i bambini. Senti Anna, io ti volevo chiedere una cosa, tutti i bambini nascono con una vera e propria attitudine alla musica o vengono portati poi nel tempo? Tutti i bimbi nascono con un'attitudine musicale. È chiaro che, appunto, come avevo già detto, questa attitudine musicale deve essere stimolata. Quindi un bambino che nasce in un contesto musicale molto attivo è chiaro che avrà in età adulta delle competenze maggiori rispetto a un bambino che magari non è stato stimolato musicalmente. Pertanto si deve proprio far vivere il bambino in un contesto musicale, oltretutto non bambinizzato, ma un contesto musicale costituito da musiche complesse, perché questa complessità da adulti sarà per il bambino cresciuto, sarà come dire familiare, quindi il jazz, la musica lirica, sarà per lui una musica familiare, naturale, perché è stato per lui naturale ascoltarla nel tempo. Per cui è più facile per un bambino che nasce in una famiglia dove c'è un papà compositore, una mamma cantante, apprendere molto più velocemente quello che invece succede in un'altra famiglia in generale? Assolutamente sì. Ora bisogna distinguere, Gordon, comunque i suoi studi hanno messo in evidenza che non è detto che un papà, siccome abbiamo un papà musicista, allora il figlio di conseguenza deve amare la musica. È possibile anche il contrario. Cioè questa attitudine musicale non è ereditaria, è innata. Però è chiaro che se un bambino vive in un contesto in cui la musica è al centro, quindi della vita quotidiana, è chiaro che l'aspetto cognitivo e intellettivo del bambino sarà, come dire,
più ricco, più stimolato di musica rispetto magari a un bambino che non è stato stimolato a livello musicale. Quindi okay. Questo è. Non è eccessivamente facile da seguire, però insomma sembra molto, molto pratico dal punto di vista dell'insegnamento. Senti, tu prima facevi riferimento alla Music Learning Theory. Sì. Ci spieghi quali sono i presupposti fondamentali della MLT? Dunque, il presupposto principale è che così come un bambino impara a parlare autonomamente, perché effettivamente nessuno insegna ad un bambino a parlare, il bambino impara a parlare da solo in maniera molto libera, perché effettivamente dai primi mesi di vita ha ascoltato e quindi assorbito il linguaggio esterno dell'adulto, quindi l'ho ascoltato, l'ho assorbito, iniziano le prime relazioni, le prime risposte non accurate e poi attraverso un processo di imitazione il bambino attiverà un linguaggio accurato. Stessa cosa si verifica nel mondo musicale, quindi il bambino nei primi mesi di vita assorbirà musicalità, ci saranno le prime relazioni, le prime risposte non accurate che non devono mai essere considerati degli errori perché comunque sono delle risposte alla musica. Certo. Ecco, qui entra la figura dell'insegnante IGAM, perché l'insegnante IGAM inizia un dialogo con il bambino. Il bambino risponderà in maniera non accurata, l'insegnante prenderà proprio in dono la sua risposta non accurata e ripropone la risposta accurata. Quindi poi secondo un processo di imitazione il bambino imparerà ad attivare delle risposte musicali accurate e quindi ai 4, ai 5 anni il bambino avrà in sé già la conoscenza completa della musica. Ovviamente ai 6 anni con la scolarizzazione gli verrà insegnato che con la scala modale si scrive in quel modo, c'è il solfeggio, ecco. Però il bambino è diventato musica, egli stesso è diventato musica. Prima telecamere spente stavamo parlando, sì, un po' di questo professor Gordon e tu mi hai detto un termine che mi è rimasto un attimo impresso, audiation. L'audience. Che sì. Cos'è questa audiation? Cioè spiegamelo perché sono rimasto affascinato dal termine, però vorrei capire meglio di cos'è. Allora, l'audiation è anzitutto l'ascolto. L'ascolto di una musica. Che succede? Che il bambino ascolta, assorbe, mantiene, trattiene la musica, che però riprodurrà in un secondo momento, quando quella musica è già terminata. Quindi magari spesso succede che i genitori ritornano a lezione e mi dicono: Anna, sai che a casa ha ripreso a cantare pam pam, perché il bambino ha trattenuto musicalità e l'ha riprodotta in un altro momento. Oppure che succede? Abbiamo la capacità di anticipare nella nostra mente una musica che ancora deve essere riprodotta, ma che di lì a poco verrà riprodotta, cioè è alla base dell'improvvisazione, come i grandi jazzisti, no? Inventano, improvvisano in quel momento, non hanno quasi mai nulla di scritto perché la musica corre in mente, è come se ci fosse una... mentre suonano si scrive la musica in mente, la riproducono. E così è l'audience, cioè anche l'audience deve essere stimolata, rafforzata affinché il bambino diventerà poi da adulto un ottimo musicista, avrà la capacità di improvvisare al momento. E ci sono dei bambini straordinari. Per cui in pratica sono quelle situazioni dove si mette la persona in pratica di fronte a un pianoforte e ti crea in quel momento, in quell'istante qualcosa. Senza partitura, senza nulla. Qual è l'audition? È la capacità di improvvisare perché qualche istante prima già l'ha scritto in mente. Quindi ha ascoltato la musica nella sua mente e poi l'ha riprodotta su uno strumento musicale oppure anche con la voce, che è uno dei più grandi strumenti musicali. E questa è una cosa che solitamente fanno anche i bambini? Cioè... Assolutamente sì, ci sono dei bambini che riescono a improvvisare e rimani attonita e dice: va bene, vado via, lascio il posto a te. Sono bambini piccolissimi di 3-4 anni, soprattutto diciamo ritmicamente riescono a improvvisare, basta un pam 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 e loro ripetono pa 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 pa, e quindi nasce la musica. Meravigliosa questa cosa, non ci avevo mai pensato, mi stai portando in un altro mondo. Senti Anna, che cosa si fa precisamente in una lezione?
Allora, durante la lezione si fa musica, dico sempre così, perché si invitano i genitori, per esempio, a non utilizzare più il linguaggio parlato, cioè a non parlare attraverso le parole, ma attraverso la musica. È come una lezione d'inglese, si impara e si parla soltanto in inglese, noi parliamo soltanto in musica. E quindi c'è questo cerchio bellissimo di bambini piccolissimi, e più sono piccoli e più sono attenti, sono proprio in attesa con quegli occhioni grandi, in attesa del pam pam. E loro, per esempio, perché uno dice è possibile, hanno appena 2 o 3 mesi, rispondono, assolutamente sì, rispondono con questi occhioni che si spalancano, oppure le manine che cominciano a muoversi, i piedini, secondo il ritmo che ascoltano. E quindi c'è questo cerchio, quasi come un quadro, questo cerchio di bimbi abbracciati ai propri genitori, e si iniziano proprio questi dialoghi musicali, quindi delle canzoni intervallate da pattern musicali, poi dei giochi musicali. I genitori sono coinvolti assolutamente nella lezione musicale, perché oltretutto non si parla soltanto di musica in senso didattico, però la musica è anche soprattutto un'interazione emozionale, quindi anche i genitori con i bambini esprimono le proprie emozioni, e questo è una cosa straordinaria, perché la musica è emozione. Senti, noi stiamo cercando di, ci stiamo mandando anche delle foto di alcune lezioni, sì. Perché logicamente sapete benissimo che non potevamo mandarvi dei video per la presenza assolutamente dei minori, però le foto le possiamo mandare in maniera tale da potervi spiegare in maniera, insomma, un po' generalizzata di quella che è una lezione, perché comunque questa cosa secondo me bisogna viverla veramente dal vivo, cioè vedere con i propri occhi e con le proprie orecchie, a questo punto, visto che parliamo di musica e di suoni, effettivamente certo. Di che cosa si tratta. I genitori parlano un po' tra di loro, anche perché parlano un po' troppo tra di loro. Quindi si emozionano, magari vedono il bambino che batte le mani, loro sono felicissimi, cominciano a parlare tra di loro. Ecco, però questo parlare crea quindi proprio tra virgolette dei rumori, e invece la metodologia presuppone quindi grande silenzio, cioè dei momenti di silenzio assoluto, perché è proprio nei momenti di silenzio che il bambino assorbe. Quindi sono importanti questi momenti di silenzio anche per percepire le risposte dei bambini, a cui poi l'insegnante deve rispondere. È importante soprattutto appunto che stiano in silenzio e che vivano poi anche loro il momento della musica, perché poi quando tornano a casa e i bambini continuano a fare il pam 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 pam, i genitori devono comunicare con loro, quindi devono attivare anche loro un linguaggio. È come se un bambino impara l'inglese e torna a casa, ma i genitori non conoscono l'inglese, quindi non c'è un'interazione. Invece deve esserci l'interazione di questi pam pam, e quindi anche i genitori devono imparare le canzoni. Alcuni sono anche molto bravi, facciamo anche lezioni con loro, perché arrivano dei genitori non molto intonati che poi imparano ad essere intonati. Ecco. E importante, un'altra cosa importante è che so che è una cosa magari che può essere considerata non importante, invece è molto importante a piedi nudi o comunque con gli antiscivolo, perché è importante che il corpo senta la base della terra, cioè c'è proprio si crea proprio un connubio del corpo, della mente con il mondo esterno, quindi con proprio con il pavimento, con la terra. C'è una domanda che adesso mi viene da farti, ti parlo da genitore, perché molto spesso si dice quando i bambini sono nella pancia loro comunque riescono ad assorbire la musica, il suono, il ritmo, eccetera eccetera, ma come fa un neonato ad assorbire, cioè ad assorbire la musica, cioè a percepirla la musica, cioè sente dei suoni o proprio percepisce proprio tutte le note in sé per sé? Assolutamente, il bambino, il neonato, intanto hai detto bene, sente i rumori proprio nella pancia della mamma e soprattutto la voce della mamma, e quindi quello, il suono proprio per lui è l'orchestra, è come se ci fosse un'orchestra, e difatti la voce della mamma, ecco perché si invita i genitori, soprattutto le mamme, a cantare, perché è per noi uno strumento attraverso cui arriviamo subito al bambino, e il bambino poi con la presenza della voce della mamma è sicuro, cioè
pensa, io sono con mamma, c'è la voce di mamma, sono in un posto sicuro. E quindi anche l'interazione nostra con il bambino diventa chiaramente molto più semplice. I bambini, come dice il mio maestro, il professor Andrea Apostoli, bisogna effettivamente ci rendiamo conto che sono piccoli nella loro fisicità, ma cognitivamente e intellettivamente i bambini così piccoli assolutamente percepiscono la musica. Cioè, il cervello assorbe musicalità, tant'è vero che ci sono delle risposte, e quindi anche le prime lallazioni sono proprio delle risposte alla musica, perché ci dicono: guarda che io ti ho ascoltato, ti sto rispondendo, non ho degli strumenti, dei grandi strumenti, ma ti rispondo in certo. Questo modo, quindi c'è assolutamente assorbimento da parte del bambino. Allora, visto che mi hai fatto venire veramente tanta curiosità e saremmo ben lieti di poter seguire una lezione per quello che è possibile, poi bisogna vedere anche le immagini come sono. Io ti voglio chiedere se ci sono per caso dei corsi attivi in questo periodo e dove possiamo trovarli, perché possiamo invitare prima di tutto la gente che ci sta seguendo a venire a trovarvi in maniera tale che capisce ancora più da vicino di che cosa si tratta. Poi magari se ci dai delle indicazioni su siti internet o quant'altro dove possiamo trovare magari informazioni in più, questo andrebbe ad integrare quello che stai dicendo. Allora sì, intanto la risposta dei genitori è stata, e delle strutture, è stata davvero tanto positiva. Quindi sono attivi diversi corsi a Bitonto, Palo, Grumo, Bari. Comunque potete insomma cliccare sulla mia pagina, che è su Facebook, Note in Pam Pam Anna De Gennaro, e lì troverete tutti i corsi attivi. Corsi che sono seguiti da te? Cioè, corsi che sono seguiti da me, assolutamente, certo. Poi ci sono altri insegnanti AIGAM, siamo pochi ancora in Puglia, ma sicuramente ci attiveremo. Comunque sì, la mia pagina, appunto, ripeto, è Note in Pam Pam Anna De Gennaro, e lì troverete tutte le informazioni. Allora, ci hai spiegato summa capite di che cosa si tratta, abbiamo detto che bisogna comunque vedere e sentire in questo caso da vicino. Io però ti voglio chiedere, questo tuo lavoro, logicamente coadiuvato dal tanto studio che hai fatto per arrivare a questo, sicuramente ha degli obiettivi. Sicuramente sì. Ecco, io voglio sapere il perché tu hai deciso di diventare insegnante AIGAM. Allora, io da sempre canto, quindi la voce per me è il mio strumento di comunicazione. A volte non riusciamo magari in maniera attraverso il linguaggio ad esprimerci, e però attraverso la musica riusciamo invece a trasmettere qualsiasi tipo di emozione. Infatti, se avessi un microfono sarebbe tanto facile per me comunicare. Infatti mi dicevi che è più facile cantare che non parlare davanti. Diventa assolutamente difficile. Vabbè, è una nuova esperienza, però, anche questa che faccio. Sicuramente. Poi veramente il Signore mi ha dato il dono della maternità, e quindi ho scoperto con le mie figlie piccolissime questa nuova metodologia. Che, per cui hai usato tue figli da cavie. Da cavie, costantemente, sono delle cavie costantemente. Nell'appuntamento del 2 maggio, visto che è stato patrocinato anche dal comune, logicamente, sì. Ci interverranno il sindaco, l'assessore alla cultura. Questo progetto, visto che è stato accreditato dall'Associazione Nazionale Nati per la Musica. Sì. Credo che sia una grossa soddisfazione. Per me è stata una grandissima soddisfazione, veramente ne parlo con grande orgoglio, perché credo tanto in questo progetto e sono stata davvero tanto felice che l'Associazione Nazionale Nati per la Musica abbia accreditato il mio progetto, anche perché Nati per la Musica, così come Nati per Leggere, è un'associazione nazionale costituita da psicologi, da pediatri, da medici che credono nell'importanza della musica non soltanto sull'aspetto motorio o comunque musicale, ma anche sull'aspetto intellettivo e cognitivo. Quindi per stimolare questi due aspetti fondamentali nella vita del bambino. Quindi per me è stato davvero veramente di grandissima importanza questo accreditamento, e quindi ho pensato di realizzare un evento in cui ci saranno delle referenti regionali di Nati per la Musica, la dottoressa Mutasci e la dottoressa Pellicani, che parleranno sia a livello musicale sia a livello medico dell'importanza della musica nella vita, appunto, del bambino. Allora, prima di farti l'ultima domanda, perché ho qui la copertina di quella che sarà l'appuntamento del 2 di maggio,
se mi dai la possibilità di farlo, volevo dare dei riferimenti che poi vedrete anche in sovraimpressione. Allora, c'è un indirizzo mail che è anna.dege82@gmail.com. La tua pagina Facebook è Anna De Gennaro, è nota in pampa Anna De Gennaro, dove potete chiedere e andare a vedere effettivamente di che cosa si tratta. Poi, se per le persone di Bitonto già avete la possibilità il 2 di maggio di venire al foyer del Teatro Dreta, vedrete proprio de visu di che cosa stiamo parlando. Anna, ti volevo fare un'ultima domanda. Oltre all'aspetto musicale di cui hai parlato, quali sono i vantaggi di questo metodo? I vantaggi di questo metodo sono appunto a livello cognitivo ed intellettivo e anche motorio, perché ci sono per esempio alcuni bambini che per diverse situazioni magari non riescono a comunicare linguisticamente, non riescono magari a parlare, però con la musica e quindi con i pam pam, che sono in realtà delle note, riescono a comunicare. Ci sono stati dei bambini, per esempio, durante alcuni corsi, che per questioni magari psicologiche non riuscivano a parlare, però comunicavano proprio musicalmente. Quindi immaginate che per un genitore è qualcosa di straordinario. O comunque dei bambini con delle patologie che durante i corsi, durante le lezioni, magari muovono le manine, i piedini, cose che magari non si aspetterebbero per situazioni, insomma, per patologie particolari. Quindi, che significa che veramente la musica stimola a livello proprio cognitivo, e quindi questo è davvero di grande importanza, e sicuramente la dottoressa Pellicani più di me potrà spiegare a livello medico che cosa succede nel corpo e perché cosa crea la musica nel corpo per aiutare questi bambini, per stimolare questi bambini a comunicare. Per cui l'importanza anche della musica dal punto di vista motorio. Assolutamente sì, tantissimo, perché ovviamente la musica, dice il mio maestro, non è il bambino che si muove sulla musica, ma è la musica che muove il bambino. Quindi è proprio una spinta di vibrazioni che porta i bambini, anche in alcuni casi particolari, a muoversi. Durante l'evento ci sarà anche una lezione assolutamente gratuita dedicata alla fascia d'età 0-36 mesi. Per cui io non posso accedere. Mi dispiace, direi anche no. Invito chiunque voglia partecipare, soltanto una cortesia magari di prenotarsi, perché ovviamente, non essendo un setting davvero idoneo per una lezione di note in pam pam, quindi il numero dei bambini è limitato. Chi desidera partecipare mi può contattare e prenotarsi. Anna, grazie per averci fatto scoprire questa novità. Noi cercheremo di seguirti per quello che è possibile, poi qualsiasi cosa riuscirai a darci, noi saremmo ben contenti di farlo vedere ancora più da vicino. Grazie a chi ci ha seguito da casa. Vi ricordo l'appuntamento il 2 di maggio al foyer del Teatro Traetta per queste note in pam pam con Anna De Gennaro e con le maestre accreditate, oltre logicamente ad Anna. E andate, perché è qualcosa di particolare, di strano, di specifico, e da andare a vedere comunque. Grazie a tutti e alla prossima occasione. Grazie, ciao ciao.